si prova la birra. Prego, com'è il prodotto? Come sono le fettuccine, signora? Le sta provando? Ecco, le melanzane arrostite. Bene. Ah, vediamo. Bene, com'è il prodotto? Buono, 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 buono. In questo momento si sta assaggiando appunto le fettuccine, come si può vedere dalle immagini. Com'è il prodotto? Ottime. Cotta al dente, buonissimo, buono. Complimenti. Il vino lo possiamo assaggiare insieme, prego? Esatto, sì, esatto, prego. Aspetti un attimo, prego. Il vino è locale, secondo me, sposa bene per questa pietanza. Per lei, signora, proviamo, proviamo. Però si mangia di tutto e di più, come, ecco, questa è carne di manzo, a quanto pare, vero? Sì. Carne di manzo con peperoni. Con peperoni, poi c'è l'antipasto, vedete, ci sono le fettuccine alla bolognese. Ma lei al contrario, scusi, cioè nel senso che mangia prima la carne e poi la pasta. È vero, davvero. Vabbè, sono dei casi unici. E poi c'è un bicchiere di vino rosso. Come giudica il prodotto, mi scusi? Buonissimo. Quindi la carne di manzo è ottima, quindi davvero qui siamo a 400 metri sul livello del mare. Lei alla fine, signora, mi scusi, l'ho intervistata prima, ma lei cosa ha preso alla fine? Io ho mangiato un panino con salsiccia e peperoni fritti. Com'è il prodotto? Buonissimo, ottimo e veramente da assaggiare. Bravo, bravo. Va bene, va bene. La bruschetta. Com'è questa bruschetta? Troppo buona. Troppo buona. La signora è veramente molto gentile. Ecco, c'è appunto l'assaggio del vino. Com'è il prodotto? Vediamo, vediamo il vino. Com'è il vino? Forte, è maschio. Si sente molto. La turista davvero è molto affamata in realtà. Sta mangiando la crespella con prosciutto, scaglie di formaggio e rucola. Vedete che adesso attendiamo il giudizio dopo aver provato questo boccone. Vediamo un attimo il giudizio della visitatrice. Che già, com'è il prodotto? Da assaggiare, a parole non si può, è eccezionale, i prodotti sono ottimi. Bene, bene, e poi assaggia anche il vino, come possiamo vedere dalle immagini, un vino rosso, com'è il vino, signora? Forte, è buono, è corposo. Bene, il vino è forte, è corposo. Ecco, qui invece si assaggia la birra, in questo tavolo sulla sinistra. Che birra è la San Benoit? Che tipo di birra è? È una birra alla spina. Buona. Com'è la birra? È buona, è buona. Per lei? Buonissima, buonissima. Le fettuccine alla bolognese come sono? Buonissime. Si sente soddisfatta? Certo. Perfetta, bene, bene. Si continua, buonasera. Alla fine lei, ecco, sta assaggiando in pratica la crespella. Carissimi visitatori, ecco, assaggiamo un attimo questa crespella, prego. E rucola, prego. Esprime il giudizio la visitatrice proveniente da fuori Sant'Agata. Ecco, vediamo un attimo. No, è di Sant'Agata. Com'è il prodotto? Una, ottima. Bene, bene. Abbiamo un'altra visitatrice qui che sta mangiando il panino con il peperone fritto e salsiccia. Com'è il prodotto? Ottimo. Da dove viene? Da Sant'Agata. Bene, bene, bene. Ecco, abbiamo qui davvero prodotti molto gustosi, molto vivi. La Montanara, ecco nelle immagini. Buonasera, lei sta assaggiando il vino, vero? Il vino rosso, com'è questo vino? È ottimo il vino. Ecco, poi si sta provando le fettuccine alla bolognese, come si può vedere dalle immagini. Assaggiamo il prodotto, prego. Vediamo in questo momento, può assaggiare un attimo il prodotto delle fettuccine alla bolognese che è stato commentato in modo positivo già prima dell'evento. Allora, com'è alla fine il prodotto? Buono. Sta provando, si sta assaggiando invece un po' di tutto, vero? L'antipasto. Com'è l'antipasto? Buono, tutto casareccio. È ottimo, vero? Il vino? Vino buono. Aspetta, si sta assaggiando appunto le fettuccine, prego. Assaggiamo le fettuccine. Come giudica il prodotto? Buono, buono. Ok, possiamo assaggiare anche il vino locale, prego. Prego, prego.
Ottimo.